Perché non dovresti mai e poi mai far pagare meno di 100 euro un massaggio? Io sto battendo su questo la settimana perché voglio proprio che vi entra in mente questa cosa, no? Allora, intanto, per questo mestiere, dobbiamo avere una mente aperta, ok? No. Bisogna appunto smettere di pensare all'orario 9-19, con la pausa pranzo, con il sabato, il lunedì o domeniche chiuse, ok? Perché bisogna vedere le opportunità anche a livello di orari e di giorni, ok? Principalmente se vogliamo lavorare con clienti in target, ok? Perché chi fa già questo lavoro deve assolutamente sfruttare le domeniche e le ore serali e far vedere appunto con le vostre pubblicità. Ragazze, ricordatevi, dovete sempre far vedere, no? Perché alla gente non indovina, no? Bisogna far vedere con le vostre pubblicità, con le vostre sponsorizzate su Instagram, su Facebook. Ieri abbiamo parlato di marketing, no? Bisogna comunicare con la gente, no? Quindi bisogna far sapere che siamo disponibili, ok? Perché la gente si ricorderà da voi. Perciò la prima cosa è togliere dalla testa, ah, aspetta, lavoro, corro a casa, devo fare la cena, devo finire a un certo orario per fare la cena. Dovete un po' togliere queste credenze limitanti della vostra testa, dell'orario, ok? Perché ragazze, io dico sì, è possibile prendere dai 150 euro in su per un massaggio, però dovete sì mettere in pratica tutto quello che io insegno, in più dovete avere la mentalità che pigrizia e successo non si mescolano, ok? Pigrizia e successo non vanno messi insieme, ok? Cioè, sono pochissimi massaggiatori, massaggiatrici che hanno l'opportunità appunto di lavorare dalle 9 alle 7 guadagnando appunto 100 euro all'ora. La maggior parte non è così, ok? Quindi noi, io non dico io, sono nel campo da tanti anni, però chi sta iniziando o chi non ha ancora avuto risultati perché magari ci sono tantissime persone che lavorano da anni, ma fanno sempre i massaggi con le tariffe molto basse, ok? Quindi bisogna avere questa apertura mentale per quanto riguarda giorni e orari, no? Siamo nel 2021 e in Italia iniziano già a esserci qualche attività aperta 24 ore al giorno. Onestamente, l'Italia riguardo rispetto a tantissime cose è tanto indietro, ok? Però il cliente oggi, con la frenesia, con tutte le... No, la gente è sempre tanto impegnata, il cliente ha bisogno di noi quando può lui inserirci come massaggiatrice nei loro programmi. Quindi bisogna essere aperti, ok? Anche perché le persone in target, ad esempio i manager, lavorano giornata piena fino alle 20 di sera, se non hanno cene, no? Per un lungo periodo non si potevano fare le cene, adesso si riparte. Quindi tardi bisogna essere, cioè io se mi metto tutti i giorni libero il mio orario alle 20 avrei sempre richiesta di massaggio, ok? Alle 20 per certe persone è impensabile, io alle 20 finire un massaggio alle 9 e mezza non esiste. Ragazzi, sono soldoni che rimangono nel piatto per chi ha questo coraggio, ok? Quindi bisogna avere un'apertura mentale. Certo, fatevi. Non dico tutti i giorni finire tardi, però quei 2 o 3 giorni si fa tardi o magari e poi 2 o 3 giorni presto presto la mattina perché ci sono delle persone che gli va bene fare anche all'unico orario che ha,
cioè la gente che ha, io vedo anche con la palestra, la gente che ha soldi alle 8 deve aver finito, ok? Alle 8 del mattino. Quindi richiedono massaggi anche alle 6 del mattino, richiedono da me, richiedono tantissimi personal alle 6 del mattino, ok? Perciò finiscono alle 7, 7 qualcosa per un massaggio da un'ora e mezza, finisci presto, alle 8 vai in ufficio. Però ragazzi, dobbiamo essere diverse anche su questo, ok? Quindi anche weekend festivi, domenica non lavoro, ma perché? Ma perché? No? La domenica è il giorno dei signori, però la maggior parte di noi non siamo religiosi così che la domenica si va in chiesa. Smettiamo con questa cosa che la domenica non si lavora, ragazzi, smettiamo che un giorno festivo non lavoro. Sono soldini, soldini non soldoni, ok? Certo che se ho una tariffa troppo bassa, certo, non sono motivata a farlo, ok? Però quello che dovete avere in mente è non avete bisogno di tanti clienti, ma pochi clienti fissi ogni settimana. Ok? Quindi, considerando anche il fatto che questa attività ci possa affaticare, dobbiamo puntare su un numero piccolo di clienti scelti bene. Per questo dico, lavorare tanto non vi farà guadagnare di più. Ok? Perché cosa succede? Che la maggior parte delle massaggiatrici, anche delle estetiste, lavorano 8 ore al giorno pagate al minimo. Però se vi fate pagare al minimo, finirete le vostre energie e sarete demotivate subito. Ok? Anche ieri ho sentito una persona, oh, lavoro troppo, non ho più vita. Bisogna un po' vedere le tariffe sue. Quindi è il caso di rivedere bene i vostri prezzi e i vostri orari. Ok, ragazzi? Cioè, conosco tanta gente che non ha più una vita, è sempre disponibile, però lavora a prezzi bassi. Non è questo. Devi essere disponibile, sì, però cioè, io faccio 2 massaggi al giorno e sono a posto con una tariffa alta. Ok? Quindi non dovresti mai e poi mai lavorare per meno di 1 euro al minuto, mai e poi mai, ok? Dovete cambiare la vostra mentalità e entrare nel ruolo di imprenditrice di successo, imprenditrice di voi stesse, ragazzi, che problemi ci sono? Siete sempre un'imprenditrice, anche se lavorate da sole, anche se avete una stanzetta a casa vostra, siete imprenditrice di voi stesse, ok? Quindi dovete avere questa mentalità di cambiamento, o no? Se qualcosa non vi piace, dovete cambiare quella cosa. Se non riesce a cambiare, dovete cambiare il modo come la vedete, ok? Quindi è concentrare sull'obiettivo, ok? Lavorare meno ore ed essere ben pagate, ok? Se avete richieste per orari e giorni che non siete abituati per un massaggio di più di 100 euro, dovete tirare su le maniche e dire sì, grazie, arrivo subito, no? Raccogliete i vostri capelli, vi truccate, e correte per intascare 100 euro, ragazze, però ovviamente dovete alzare la tariffa, minimo 100 euro per un massaggio. Quindi se qualcuno chiede anche un orario non solito, bisogna correre, essere disponibile subito, perché sono 100 euro, non 20, ok? Non 30, che è che la gente va in giro a fare questi prezzi assurdi di bassi. Certo che se sono qua, uno mi chiama e vuole un massaggio 30 euro, non mi alzo il culo dalla sedia. Scusate la volgarità, ma è così. Però se ho una richiesta per un appuntamento che mi paga la tariffa che chiedo io, che sono il massaggio Ayurveda per 200 euro, io vado. Trovo una babysitter e sistemo mio figlio e vado.
Perché capite che tante che hanno anche i figli, cioè devo trovare una babysitter per pagare, per andare fuori per fare un massaggio, prendo 30 euro, do 10 alla babysitter. Chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Capite bene, ragazzi, dovete imparare a fare i conti, ok? Business plan che io dico sempre. Quindi, chi ha la tariffa bassa, come si fa a lavorare almeno a 100 euro all'ora? Sì, inizia per parti, ragazze, certo, bisogna anche abituare a certe cifre, no? Chi non è abituato appunto a lavorare con queste tariffe si può appunto iniziare a proporre massaggi un po' più lunghi, ok? Quindi 80-90 minuti a 100 euro all'ora sono appena appena più di un euro al minuto, ok? Per questo io non per tirare acqua al mio mulino, ma l'Ayurveda Yoga è un massaggio minimo 90 minuti. Io adesso, appena mi libero un po', perché questo è un periodo molto di lavoro, farò delle campagne, farò delle sponsorizzate, farò del marketing. Passerò alla seduta da 2 ore. La proporrò a 2 ore a più di 200 euro. Ok? E dopo vi farò anche vedere, ragazze, che arriva la gente che paga. Quindi, chi non è abituato, fa paura a chiedere questi soldi, fate un massaggio più lungo, no? Intanto per abituarvi con l'idea dei 100 euro a massaggio, seduta 1 ora e mezza, 100 euro. Ok? Io l'ho seduta da 50 minuti, la faccio a 100 euro. Ok? Quindi, l'Ayurveda Yoga c'è questo protocollo completo, in 90 minuti, facendo anche di fretta, tra virgolette, perché è un massaggio molto ricco. Vado, inizio con quella tariffa lì. Ragazze, è facile perché ho allieve che all'indomani sono riuscite a partire con la tariffa di 90 euro, per carità, ma nessuno batte ciglia, nessuno batte ciglia. Quindi vuol dire che è economico, perché non c'è questa 90 euro, 100 euro. Quindi si può iniziare anche da subito a chiedere 100 euro per il massaggio Ayurveda Yoga. Ok? Questo vi porta a lavorare a più di 1 euro al minuto. Ragazze, la grande maggioranza delle massaggiatrici chiede 50 euro, 40, c'è gente che addirittura chiede 20 euro a massaggio. Non c'è motivazione per farlo. Non c'è, ok? Quindi, se fate massaggi da 50 minuti, allungatelo e chiedete appunto questi 90-100 euro per abituarvi con la cifra, ok? Dovete stare appunto al 1,20 euro al minuto, ok? O se appunto avete tariffe molto basse, almeno 1 euro al minuto, non meno, ragazzi, non meno. Ok? Quindi, ad esempio, è una tariffa normale questo, un numero normale che dovete man mano dopo aumentare, però un massaggio da 50 minuti, se siete in uno studio o un centro estetico, almeno 70 euro per iniziare. Ok? E a domicilio, no? A questo punto lo facciamo 60 minuti, minimo 80 euro, okay? Che secondo me sono pochi. Se andate a casa del cliente, chi lavora a domicilio, ragazze, chi lavora a domicilio o chi non ha uno studio, chi non ha lo spazio a casa, proponete il lavoro a domicilio, il massaggio a domicilio, proponete il massaggio lungo, anche per valere la pena, no? Il viaggio, perché il massaggio a domicilio, cioè il tempo che andate, che tornate a casa, chi ve lo paga, no? Quindi deve costare di più. Toglietevi dalla testa perché vado alla casa del cliente, costa di meno. State facendo un favore, è il cliente che non prende la macchina, che dopo un massaggio che vuole stare per cavoli suoi, dormire, rilassarsi, non devi riprendere la macchina per tornare a casa. Quindi c'è un valore in questo,
ricordatevelo quando fate, e c'è una lacuna nel trattamento a domicilio. Secondo me è validissimo. Chi ha il problema? Chi non ha lo spazio? Certo, ragazzi, la professionalità qui dovete non essere impeccabili. Di più, ok? Dovete essere proprio come un treno, dare delle regole molto chiare per il cliente, per non dilungare nei tempi, non arrivare a casa, trovare il cliente che deve sistemare i bambini, deve ancora prepararsi. No, bisogna essere chiari, no? Guardi, devo arrivare a trovare lo spazio, così, 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 lei in accappatoio. Punto. Ok? Dovete essere molto metodiche. Quindi, se andate a casa dei clienti, cercate sempre di fare questo upsell, no? Cioè un massaggio più lungo, proprio per pagare il viaggio che dovete fare, no? Quindi, ragazze, è così semplice portarsi dei bei soldi facendo questo mestiere a casa, questo mestiere in generale. Quindi, se mi metto in testa, devo trovare non 10 clienti al giorno, 2 clienti al giorno, con la tariffa minima, ok? 100 euro a massaggio, lavoro 5 giorni alla settimana. Onestamente possono essere anche 7 giorni alla settimana, perché se io faccio 2 massaggi al giorno, riesco a fare tutte le mie cose il resto del giorno, non sto 8 ore in cabina. Ok? Però, appunto, facciamo anche un conticino. Faccio 2 massaggi da 1 ora e mezza alla tariffa minima, che, ripeto, è facilissimo. Mettete una sponsorizzata, la gente piove a chiederlo. Ok? 2 massaggi al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 4 settimane al mese, per 11 mesi all'anno, ok? Dico 11 perché un mese farete di ferie quando volete, ok? Perché il bello di fare anche questo lavoro è che puoi fare vacanze quando volete. Ragazzi, sono 44.000 euro lordi, no? All'anno. Ah, devo pagare le tasse. Paghiamo le tasse. Ok? E se appunto dovessi aggiungere quei 2 giorni alla settimana, sono altre 17.600. E cosa fanno? No? Faccio un conto qua davanti a voi. Più 44.000. Questo sto dicendo, ragazzi, trovare 2 clienti lavorando in questa tariffa bassissima di 100 euro, che, ripeto, non è difficile. Ok? 61.600. Ok? Facciamo che fino a 65.000 euro con una partita IVA sono 30% di, no, l'operatore olistico ha una tassazione più bassa, mi sembra. Vabbè, metto quella alta, 30%, no, io non sono commercialista, non vorrei sbagliare, no, ho sbagliato qua. Allora, 17.600 più 44 sono 61.600 per 30%, 18.000 euro di tasse, no? 18.000 euro, 4,80. Oggi non ragiono per nulla. Vabbè. Meno 44.000. Meno 17.600. No, mi rimangono 43.000 euro, ok? Per fare un massaggio, ragazze, il costo del materiale è veramente basso. Poi ho uno studio, devo pagare l'affitto, quanto? Però comunque, se dovessi essere, no? Non so, metto anche altro, 500 euro all'anno, sono 5-6.000 euro più 6.000. 37.000 euro.
Metto 1.000 euro di prodotto, che non sarà 1.000 euro in olio, ragazzi, un olio buono, sono tanti. Vabbè, mettiamo anche 1.000, 2.000. Mi rimangono 35.000 euro in tasca. €2.900 tassati, pagati i costi. Ho fatto un po' così, ragazzi. Poi certo dovete calcolare l'assicurazione, però lavorando, facendo due massaggi al giorno, guadagnare 2.900 già tassati, pagati l'affitto, pagati i prodotti, è male? È male? Ditemi nei commenti. Ditemi nei commenti. No, 2.900 già tassati, puliti, pagati affitto, costi. Non sono male, secondo me, lavorando solo 3 ore, no? Mettiamo 4, no? Perché dico sempre 4 ore, perché mezz'ora per ricevere il cliente, prima, dopo, pulire la cabina, no? Facendo le cose con calma, con relax, come richiede per fare questo mestiere. Non potete avere come un treno uno dietro l'altro. Io già ho lavorato 8 ore di massaggio, quando lavoravo in albergo, è terribile. Ok? È terribile. Quindi è interessante, no? Chi è che guadagna 2.900 euro puliti al mese? C'è qualcuno tra di voi che guadagna 2.900 euro puliti al mese, lavorando 4 ore al giorno? Metti qua nei commenti, c'è qualcuno qua? Un'ora e mezza, €40. Oh! Mio Dio, no, no, ragazzi, per favore, non ditemi questo, io impazzisco. Un'ora e mezza, €40, massage delight. Non fare questo, per favore. Smetti di fare il massaggio. Smetti di fare il massaggio, per favore. No, no, non buttare giù la categoria, ragazze. Buttate giù la categoria. Buttate giù la categoria, ragazze. Non è giusto. Non è giusto. Scusami, sai, cioè, però non è giusto. Non è giusto. Buttate giù la categoria. È lavorare. Togli i costi, togli tutto. No, ragazze, non fate questo, per favore, non farlo, non farlo. Massage delight, da domani, €100, un'ora e mezza. Anche se dovessi perdere tutti i clienti, fallo. Fai questo cavolo di sponsorizzata, trovati dei clienti nuovi, smettila di fare €40, un'ora e mezza. Ragazzi, c'ho una ragazza qua, ha scritto un'ora e mezza, €40. Ragazze, no, no. Non farlo, non farlo. No, non, nessuno se lo merita, nessuno se lo merita. E buttate giù la categoria, ragazzi. Io mi batto per la categoria. Per favore, non fate questo. Anna Paola, tu lavori anche alle 6 del mattino, però fai una tariffa differenziata, spero. Spero. Ragazzi, io vi cazzo perché non c'è. Non potete fare questo lavoro così a prezzacci. Quindi va benissimo alle 6 del mattino, però va, valorizza questo tuo impegno e tua questa disponibilità. Poi vogliono sempre, ragazze, ho prurito al naso, qualcosa che mi fa allergia, non sto no, pulendo il naso davanti a voi, proprio mi fa un prurito ogni tanto. Anna Paola, spiegati meglio, poi vogliono sempre cosa? Il massaggio a quell'ora? Natural Aroma Vibe. Sì, ve la lascio, ragazzi, dai. Allora, tata, as pessoas querem. No, tata, as pessoas não querem. No, scusate, parlo in italiano. Le persone vogliono pagare 35 euro per un'ora. Sei te che fai il tuo prezzo, non il cliente. Ok? Io vendo il mio corso, faccio il mio prezzo.
ogni volta che lancio un corso nuovo, alzo il prezzo, ragazze. Io questo corso che questa settimana è in vendita, prossimo anno lo venderò a 1000 euro. Io lo venderò a 1000 euro, è il prezzo che voglio io, che penso che valga, anche di più, perché io do tanto. C'è gente che non può comprare, mi dispiace, non può comprare, ma io non, la persona, posso pagare 100 euro? Mi dispiace, no. Sei te che fai il tuo prezzo, non il cliente. Cioè, ragazze, per favore, non sapete cosa avete per mani, ragazze, non sapete cosa avete per mani. No. Ragazze, dovete diventare le mie allieve tutte. No. Certo che soffri. Non ho la motivazione, ragazzi, io non ho motivazione. No. Non alzo, scusate, sono volgare. Non alzo il mio culo dalla sedia per un massaggio a 35 euro, ma neanche per sogno. Già faccio fatica con 100 euro. Ho già ritrovato un cliente. Saranno anni che non faccio più massaggio. Lui si è spostato di indirizzo e lui vuole venire, un maschio, vuole venire per fare per il grasso. Mi ha detto, quanto costa? Ho detto, guarda, 50 minuti, 100 euro. Ah, ma io sono un vecchio cliente. Caro mio, sono aumentati i prezzi, cioè, questa è la mia tariffa adesso. Non viverà due volte alla settimana, però due volte alla settimana, no, ovviamente se uno vuole bruciare i grassi, io faccio un programma, quindi farò un'ora e mezza, lo sapete la mia tariffa, anche perché metto macchinari, metto prodotti, 100 euro all'ora. E lì faccio il programma e calcolo allora quanto chiederò a lui, no? Quindi, ragazze, non è il cliente che fa il vostro prezzo, siete voi, ok? Per questo io dico, io non so queste ragazze qui, se sono, fanno a casa senza una partita IVA, non so come è il vostro mestiere, ragazze, dovete venire alla luce e mettere in chiaro le cose, perché questo anche fa parte dell'orgoglio proprio, ok? Lavorare in un certo modo, con certa dignità, perché ci vuole, ok? Quindi è inutile lavorare, scusate, in nero, nascosti a casa, non avere costi, però lavorare con delle tariffe basse così, ok? Quindi ben venga pagare le tasse, ben venga avere dei costi per un affitto in un locale, però chiedo molto di più. Alla fine ovviamente metto i miei costi perché devo fare i conti e guadagno di più, ma anche a livello di orgoglio. Anche se mi resta più o meno la stessa cosa, magari qualcosina in più, sì che resta. Però c'ho anche il mio orgoglio. Mi valorizzo come professionista. Ok? Va bene ricevere i clienti a casa, ragazzi. Vi ricordate che ho detto la settimana scorsa, devi essere un ambiente professionale. Ok? Quindi, dovete, ragazze, appunto, acquisire delle conoscenze, ok? Dovete acquisire non solo conoscenze manuali, ma anche, appunto, imparare a vendere, imparare a fare marketing, ok? Migliorare la vostra, l'immagine vostra e del vostro business, ok? Quindi dovete cercare di acquisire delle conoscenze che vi servono per raggiungere i vostri obiettivi, ok? La formulina magica per far funzionare bene un business non esiste, ok? Quindi
bisogna tirarsi su le maniche e trovare delle situazioni dove avete la meglio con creatività e impegno, ok? Dovete, ricordatevi, dovete sempre dare risultati ai clienti, ok? Quindi, cioè, anche per calcolare, ragazze, quanto dovete, quanto volete guadagnare, dovete avere degli obiettivi chiari, ok? Quindi, sulla base degli obiettivi di reddito settimanale, appunto, dovete guardare il valore medio di ogni appuntamento vostro, ok? Quindi, bisogna fare benissimo i conti, ok? Andiamo. Certo che mi incacchio, ragazze. Sì, ma Anna Paola, non ho capito, forse no. Tu cosa chiedi per il tuo massaggio? Anna Paola è quella che fa prestissimo. Quanto chiedi al massaggio, Anna Paola? Scrivi là, Anna Paola, cosa chiede al massaggio. Mi è partita un'allergia di qualcosa. Quindi, ragazze, cioè, quando lavorate con le tariffe basse, non state mettendo i costi, pensate di fare le furbe, scusate, non voglio offendere nessuno, tipo ali guadagno puliti, però non è così. Ok, ci sono... Ah! Anna Paola! Anna Paola! Anna Paola! Anna Paola, no, Anna Paola, Anna Paola, cosa fai qua? Mi segue da quanto, Anna Paola? Non è possibile, ragazze. No, Anna Paola, no, 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 ragazze, no. No. No, 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 no. No! Cosa ti resta in tasca? 25 euro per un massaggio. Cosa ti resta in tasca? No, ragazzi, è troppo assurdo questo, cioè, no, non potete lavorare così, non potete lavorare così. Guarda, io mi batterò ancora di più per migliorare la categoria. Mi batterò ancora di più. Cioè, allora, cioè, dovete calcolare, ragazzi, un momento, fate tutto alla luce del giorno, regolari, partita IVA, fate ricevuto, tutto quanto, dovete fare conti, affitto, elettricità, telefono, internet, marketing, abbonamenti, ok, prodotti, assicurazione, commercialista. Dovete mettere tutto questo in conto. Devi uscire da là. Che concorrenza! Perché pensate a così piccolo? Mio Dio, mio Dio. Anna Paola, perché da quanto è che mi seguite? Ragazzi, io non penso, dovete concentrare tutto quello, vi dico una frase che non è mia, tutto quello su cui voi concentrate aumenta, cresce, ok? Qui state concentrando sulla concorrenza che lavora di me, ok? Non sull'eccellenza. Io non faccio concorrenza con quella gente lì che chiede 20 euro, le straniere che chiedono 20 euro all'ora. Io non devo pensare a quella gente lì, con tutto il rispetto. Ok? Non c'entra, non c'entra, Anna Paola, devi solo imparare a fare marketing per trovare i clienti in target. Cioè, non lo so, ragazze. Sono perplessa. Sono perplessa dal vivo. Mi posso dirvi con tutto il cuore, tutte queste live che sto facendo, tutto questo materiale che vi do, cioè, mi viene da piangere. Mi viene da piangere.
sapere, sto piangendo, ragazze, mi viene da piangere, che mi sembra di non fare abbastanza. Vedere delle persone che, cioè, veramente ve lo giuro, sono demotivata in questo momento, ragazze. Io sono demotivata. Mi sembra di non fare abbastanza, di non dare abbastanza informazione. Non è possibile fare un massaggio a 25 euro all'ora. Non è possibile. Non è possibile. Io adesso sto piangendo perché mi sembra che non sto facendo bene il mio lavoro. Finché ci saranno delle persone che fanno il massaggio a 25 euro all'ora, io mi sentirò che non faccio bene il mio lavoro, ragazze. Nessuno se lo merita. Nessuno se lo merita fare questo lavoro a 25 euro. Non, no, no, no. Guarda. Nessuno se lo merita, ragazze. No, andate a fare gli operai, ragazzi. Io pago 10 euro la signora delle pulizie e mi sembra di pagarla poco. Avete meno pensieri a fare le pulizie, fate anche più ore, guadagnate di più al giorno. Senza, cioè, con tutto il rispetto, con tutto il mio cuore, andate a fare le operaie, che avete un lavoro sicuro, la tredicesima, la quattordicesima, le ferie, le malattie pagate. Non andate a fare le massaggiatrici a 25 euro all'ora. Non fate questo, ragazze, non fate questo, smettete di fare questo lavoro. Cioè, smettete di fare, smettete di farlo. Per queste tariffe qua, smettetelo di fare, andate a fare le operaie. Andate a fare le pulizie. Non è mancanza di rispetto per la categoria. Lì dovete pensare anche nel collettivo, ragazze. Finché pensate alle straniere che vengono. Sono straniera anch'io! Caccarella, sono straniera anch'io! Non vivo una realtà molto diversa, me la sono costruita, Ana Paola. Io non vivo una realtà diversa, me la sono costruita la mia realtà. Sono partita a fare i massaggi a casa degli altri, andavo con gli autobus, con la roba tutta addosso. Ok? È solo applicare il massaggio corretto, essere eccellenti in quello che si. Sono una rompiscatole. Sì, lo sono una rompiscatole. Ragazzi, io ho il corso presenziale sto weekend. Ho delle problematiche a livello di spazio, perché ci sono delle problematiche con la temperatura della stanza. Sto buttando giù il mondo, sto rompendo il cavolo a tutti, di modo che io sabato abbia la location perfetta. Per le mie ragazze. Io sono così in tutto. O eccellenza o niente. Quindi non è, ragazzi, la mia realtà non è diversa dalla vostra. Ok? Io studio tanto, dovete farlo anche voi. Dovete farlo anche voi. Perché vi sedete su una situazione del genere? Ho perso il filo, cioè mi sono incacchiata, ragazzi, no, mi sono incacchiata. Anna Paola, fai l'investimento al mio corso, è il migliore investimento che farai nella tua vita, però devi assolutamente mettere tutto in pratica. Se non hai soldi per comprare il mio corso, non fa niente. Vai su YouTube, assisti tutte le mie live, imparerai qualcosa. Assisti tutto il mio materiale gratuito, imparerai qualcosa. Ok? Certo, ragazzi, non esiste, non è che mi è cascato dal cielo le cose. Capito? Sento. Anna Paola,
lavori da più tempo da me? Allora, ragazza, cosa secondo voi? Secondo voi, allora, ho una ragazza qua su Instagram che mi sta dicendo che lavora da 30 anni e chiede 25 euro per un massaggio. Io lavoro da 25 anni, chiedo 200, no, per un massaggio da un'ora 100 euro, quattro volte tanto. Sono meglio di te? Non lo so, non ho mai sentito la tua manualità. Io dico sempre che se devo dire che sono brava in qualcosa, sono brava a fare massaggi. Ok? Modestia a parte. Può essere che il mio massaggio non piaccia a certe persone, non piaccio a tutti, è normale, ragazze, va tutto bene. Non possiamo piacere a tutti, eh? Però mi domando a Anna Paola e tutte le Anna Paola, perché lei ha avuto il coraggio e ti ringrazio, Anna Paola. Tu hai avuto il coraggio anche di esporti, mettere dei commenti pubblici e ti ringrazio per questo e so che non sei l'unica, per questo io sono qua che mi batto per fare le cose, per migliorare la categoria, per tirare su, perché so che c'è questa gente, questa legione di persone, si dice legione, questa non so come dire, questa tantissime persone che vanno in giro fanno questo lavoro così sottopagato. Ok? E io voglio tirare sulla categoria. Quindi, cosa fa di me che chiedo quattro volte di più la tariffa di lei? Sono straniera anch'io, no? Dal nome mi sembra che è brasiliana anche lei, sono brasiliana anch'io, sono in una piccola città anch'io. Ragazze, le situazioni le costruiamo noi, finché, e poi vi dico e lo ripeto, siete la media delle cinque persone che frequentate, perciò state attente con chi andate in giro, state attente alle credenze che avete, pensare uguale alla manatta, si dice così, al gregge, boh, non so, e state molto attenti, ok? Perché siete la media delle cinque persone che frequentate di più. Quindi, se vivete in un ambiente di scarsità e vivete solo con la gente che pensa scarso, basso, piccolo, vivrete sempre questa realtà, dovete uscire. Se personalmente non potete frequentare persone che pensa un po' più ampio di voi, guardate i video, guardate i film, guardate la gente, i guru di YouTube, leggete i libri e state con i vostri pensieri concentrati lì. È diventata una live motivazionale. Va che leggo un po' di commenti qua del popolo di YouTube e Facebook. Allora, c'è Natasha che si è già iscritta al corso, ha detto che è bellissimo. E Natasha non ho ancora liberato perché vi siete appena iscritti, ragazzi, io libero un pochino alla volta, c'è tanta cosa, non ho liberato tutto il materiale, così non vi spaventate. Grazie per questa opportunità, grazie a te Patrizia. Allora, il mio lavoro me lo faccio pagare, naturalmente metto a conto della regione del paese che vivo. Non ho capito tanto questo commento, Patrizia. Carla, ma non c'è la clientela disposta a pagare tanto. Carla, lo pensi tu questo? Non è la verità. Ok? Ricordatevi il mio post là della collana di 16 milioni, ragazzi. Chi è che ha visto? Vediamo se ce l'ho qua. Vediamo se ho la foto qui. Dov'è?
Vi faccio vedere questa. Vedete questa collana, ragazze? Vedete? Collana di Bulgari. 4 milioni e mezzo. 4 milioni e mezzo questa collana. E c'è l'altra che è ancora più bella. Vediamo se la trovo. €16 milioni questa collana. Quindi, cosa voglio dire con questo? Non esistono le persone, cioè io certo neanche nei miei sogni più folli, più pazzi, mi sogno di comprare una collana da 16 milioni di euro, non fa parte neanche dei miei obiettivi. Onestamente, ok? Non posso pensare che non esistano le persone che non paghino questi soldi. Se è stato fatto questo gioiello, vuol dire che esistono le persone che possono permetterselo. Quindi, affermare, state attente con le affermazioni che fate, ragazze, state attente alle affermazioni che fate, no? Carla. Carla, sto parlando con te. Non c'è la clientela disposta a pagare tanto. Tu credi a questo? Perché tu credi a questo non vuol dire che sia vero. Ok? È la gente che conosci tu, è la gente che tu ti circondi. È la tua testa, è la tua credenza. Quindi non affermare questa cosa perché stai facendo un lavoro contro te stessa. La gente che paga c'è. Sono un mito. Allora, Patrizia, è vero, concordo col tuo pensiero, la gente che frequenti ti condiziona la vita. Bisogna pensare in grande, desiderare in grande. Assolutamente sì. Francesco, sei iscritto? Io un giro assurdo? No. Non mi serve un giro assurdo, Carla. Ho appena detto qua, non so se tu stai guardando la live da zero. Se tu lavori con un certo target di clienti, hai una tariffa alta, non serve un giro assurdo. Io sto parlando di 2 clienti al giorno. Perché che devo avere 10? Non ce la faccio neanche, ho quasi 50 anni, ragazzi. Anche se nella mia testa non sono invecchiata. Penso di essere una ragazzina, se espongo tanto il mio corpo a fare certi lavori, mi stanco. Io ho quasi 50 anni, ragazze. Che vuoi? Non puoi ignorare questo, non puoi ignorare l'età anagrafica. Ok? Se io mi faccio 5 massaggi al giorno, io sono morta. Io sono morta. Quindi non ho un giro assurdo, non ce l'ho. Non ce l'ho. Smettete di pensare che io sia. E non è neanche il mio business. Lo dico molto chiaramente. Non voglio un'agenda affollata. Voglio pochi clienti che mi pagano quello che voglio io. Ho altro da fare che passare ore e ore dentro la cabina. Voglio fare pochi clienti. Quindi, se usate bene le vostre conoscenze e imparate a usare il marketing, ragazze, trovate quelle poche persone che vi servono. Ok? Perché io con un'ora di massaggio guadagno lo stesso con 4 ore di Anna Paola. Anna Paola lavora 4 ore per guadagnare quello che guadagno in un'ora. Lei ha bisogno di tanti clienti, io no. Lo capite questo? Spero che lo capiate. Ok? Allora, c'è Patrizia che dice, guarda, grazie Patrizia. Lei lavora in Puglia. Puglia è una regione che, ragazze, dice, ma non c'è tanta gente. In target. In realtà lei appunto
è partita con una tariffa minima da 70 euro e adesso si fa pagare 100 euro. Non so la durata delle sue sedute, io calcolo sempre il tempo. Ok, ragazze? Però io non so poi quale città della Puglia, però va benissimo. Ho una mia allieva che adesso lei è da Treviso, per carità, parte per la stagione in una masseria a Puglia. No, no, non mi ha confermato, però aveva già disegnato nella sua mente di nella masseria, parlo ovviamente, parliamo di clientela in target, una masseria di lusso, l'Ayurveda Yoga da 90 minuti, lei chiederà 250 euro, signore e signori. 250 euro. Io la vedo questo weekend, mi confermerà questo. 250 euro, una masseria di lusso in Puglia. Quindi dovete anche vedere le opportunità, no? Ci sono delle regioni in Italia che dice: ah, non c'è la gente, andiamo a lavorare con i turisti. Ok? Brava Patrizia. Sì, ragazze, cioè, non è un mestiere, non siete operaie, non potete lavorare con tariffe da operaie. 25 euro una tariffa da un operaio. Ok? Cosa sento? Ah, il mio cane. Sento dei rumori, mio cane. Vabbè, ragazze, allora, quindi dovete appunto calcolare se volete, no? Io dico che si può tranquillamente. Tranquillamente guadagnare, cioè puliti 2.900, 3.000 euro al mese, ok? Puliti. Ovviamente dovete fare i vostri calcoli, cosa dovete lavorare alla settimana, quanti clienti dovete fare. Certo, se lavora 25 euro, allora mi servono tanti clienti.